E siamo live! Ciao Monica! Come Eccoci qui, ciao Omar. Tutto stai? bene? Bene, bene, bene. Anch'io felice di stare qui, live Stamperia Babel, qui, insieme oggi per un Babel in italiano con Monica Mariannini, Arte italiana, volume 2. Quindi siamo al secondo capitolo, secondo appuntamento con Monica. Il primo è stato un successo incredibile, quindi congratulazioni. Anche grazie a te, eh. Sei seguitissimo, Omar. No, perché mi piace e sto benissimo. Questo tempo che prendiamo insieme, ci fa un attimo, no? Un attimo di svago, un po' sorridere, un po' dimenticare tutto Vero, è vero. quello che ancora dobbiamo tenere duro. So, welcome everyone to Stamperia Babel. Today we are live with Monica Mariannini again for another live with Stamperia in Italian, so arte italiana today. And hello our friends Roberta, Agnieszka, they are connecting from all around the world. Hello. E mi piacerebbe sapere, Monica, ad esempio, se oggi è Babel è in italiano, no? Però Sì. saranno tanti amici italiani che ci seguono, però io credo anche tutto il mondo. Quindi, I'm eager to know if there are only Italian here or our friends are always alive, but also from other countries. Quindi, so, commenting. Anthony, good morning. Ok, hello Anthony, Carmen, Debbie, Silvia Costa. Ciao Monica. Ok, Monica. Cosa facciamo oggi, Monica? Fammi vedere. Allora, oggi faremo un quadrettino tutto dipinto a mano. Ta-da! Poco poco. The life of today. Tutto dipinto a mano. Allegro, preparatevi allegro, preparate i pennelli. Allegro, tanti colori, tanti bei colori. Allora, Tanto. il fondo sarà sempre una base mixed media e poi faremo sopra questo dipinto. Ok? Veloce, Molto. facile, come sempre i miei progetti sono alla portata di tutti, molto facili. Facile. Easy tutto. Easy, Australia, Netherlands, Silvia Uruguay. Hello. Share it. Yes, remember to share the video. It's very important. Compartire il video. Share the video. You can win a pizza box on Monday. Il lunedì no, abbiamo il caffè e facciamo il gioco della pizza, la riempiamo e poi la spediamo a qualcuna che ha condiviso il video. bene, sono contenta. Se Quindi, Monica, allora. avete sentito dei rumori sospetti, era mio marito che caricava la stufa. Freddo? Fa freddo lì? Come fa freddo? Fa di nuovo freddo, c'è un'aria, sta piovendo un po' ghiacciatino, mi sa che da qualche parte ha nevicato, non tanto alto. Giovanna dice un abbraccio Monica, era una grande maestra. Grazie. Asel, ok, tutte le nostre amiche ci sono. Share and like the video, eh? Molto importante. Allora Monica, io direi ti do un secondo per cambiare la telecamera. Ok. Però visto che è sabato, l'ultimo appuntamento live, diamo un occhio a quello che succede nella settimana di Stamperia. Quindi Va bene, tanto io prepara. cambio. Ok. Gabriella, now we'll let have a look to what is going on Stamperia next week. So, please. Hello, good morning from USA. Okay, Monday we start with Amazonia again with Luciana Warnowski and Pizza Game. So, remember to share the video. You can win this pizza box full of our products. And then, let's go the day after we have the Atelier with Monica Paruta. And we will play with the new romantic line, the C trim. We will make this beautiful alterate canvas. This is an incredible work together with Monica Paruta. And then we will have the day after. It's lab. So, okay, Donatella Russo in Passion Mix Media. Gesso, mold. We will use the new line, romantic line, passion. Okay, and then design team.
Tuesday we have Cristina y Mónica Iglesias. Ahí Mónica te veo online, ¿eh? Mira, mira, mira. Juntos las dos y conmigo tres locas. Muy bien, vamos. Y viernes, vuelve Sara Alcobendas con Alicia Box. We already have make one album with Sara Alcobendas, but we still have some paper of Ellie's collection. So we will make a beautiful box with Ellie's collection. Te espero, eh. Espero a Sara. Vamos sábado, and Saturday, Babel en francés. Mónica Mould con la Atelier en francés. The new collection, Threads. Okay, now, this is the new week of Stamperia, full of beautiful, beautiful happiness. And now, let's go to... Sì, Monica, ci sei? Sei pronta? Ci sono. Ci sono, ok. Allora, torniamo. Eccoti qua. Molto bene. Vedo pronta. Ciao. Vedo. Ok, allora, what we need today? Cosa abbiamo bisogno oggi, scusa? Vado? Sì. Vado. Se mi parli in inglese, sai che io faccio finta proprio di niente. Okay? Facciamo un resume di quello che ci serve oggi per fare questo trabocco. Allora, possiamo prendere un supporto come una... Io per esempio qua era un cosino di compensato, ma possiamo anche usare, che è molto carino, anche un cartoncino telato. Ok, che sembra una tela, ma in realtà è un cartoncino rivestito con la tela. I colori che sono verde foglia, poi sono tutti segnati, quindi probabilmente li avete già anche qualcuno, perché io abbiamo pubblicato appunto anche che cos'era il materiale. Quindi questi colori in Facebook, acrilici, and also in the YouTube channel. In the community tab we have all the product list. Quindi su YouTube e in Facebook trovate tutta la lista prodotti. Ok, quindi tanti bei colori allegro, poi un foglio di carta di riso e io metto anche questa volta qualcosa un po' di diverso, qualche pagina di un vecchio libro, mi raccomando, ma che sia proprio un libro che non me ne importa più niente, perché a me dispiace sempre distruggere i libri, ma questo era un romanzetto, così si può fare. Gesso e mix media per incollare sia le pagine del libro che la carta di riso. A questo punto possiamo, e poi c'è anche uno stencil, questo qua. Quindi il materiale, come vedete, è facilmente reperibile, cioè nel senso, come progetto è molto semplice e quindi anche i prodotti sono facili da trovare. Quindi questo stencil qua, ci sono tutti appunto i riferimenti e possiamo cominciare. Ok, also, tra l'altro Monica, questo è un materiale che possiamo anche, diciamo, cambiare, un'altra carta di riso, un altro stencil, quello che soprattutto... Sì. Ovviamente noi diamo dei codici, delle cose, se volete proprio fare il progetto come identico al mio, ma in realtà potete variare benissimo tutto quanto. L'importanza di questo progetto sono... di allegro, cioè esatto. Quindi questa la varietà di colori, fiori, quello che soprattutto andremo oggi a... E poi i fiori dipinti a mano, ma vedrete che sarà proprio una cosa, anche il disegno sarà fatto a mano, ma è un po' come facevamo quando eravamo piccoli, quindi okay, il risultato abbastanza... però non è da il risultato è molto bello, quindi sì, è carino, è vero, è carino, però è veramente, vedrete che è alla portata di tutti. Ok, quindi yes. Ah, mi sono dimenticata che poi c'è anche un timbro da fare, ma poi vedremo man mano. Allora, if you have any question, please type in the comment and I will translate to Monica. Qualsiasi domanda, anche in italiano o in altro, scrivete. Cioè, tanto c'è il poliglotta Omar che traduce. Giuseppina, ciao Monica, ciao Omar. Ciao Giuse, ciao tesoro. Effettività, dice Carmen. Allora, yeah.
Allora, la prima cosa che faremo, daremo una mano di gesso sulla tela. Questo sia che sia compensato, che sia cartoncino telato, qualsiasi supporto sul quale voi volete fare questo progetto, diamo comunque una mano di gesso. La daremo a pennello perché non voglio una superficie troppo ruvida sul quale lavorare perché poi dipingere diventa magari un pochino più complicato, no? Quindi daremo a pennello. Dammi anche il tempo, perché lo sai, Monica, lo so che è un babbo in italiano, ma già Ah, le nostre amiche sono su. I'm here ok. for Certo. all our. Monica, sei internazionale, non è che possiamo tenerti chiusa qua in Italia. Monica, non si Guarda, può ma confinare. sapessi come patisco non saper parlare inglese, ma ci ho provato, continuo a provarci, ma proprio ormai sa, è l'età, capito? Non riesco più a concentrarmi. Ok, she's using a canvas board o cardboard. This is a canvas cardboard. È un cartoncino telato questo che sta usando. Cartoncino telato, sì. Si può fare anche solo su un cartoncino, però, Monica? Si potrebbe anche fare su un cartoncino, l'importante è che il cartoncino sia abbastanza Yes. robusto. Diciamo che il cartone da imballaggio non va bene, ci vuole proprio il cardboard, quello grigio, grey board, no? Quelli. You can use only cardboard, but it needs to be thick. And the first lay is gesso. We're using gesso with the brush because Monica said that she wants a very smooth surface. Ciao dalla Normandia. Ah, che bello. Ah, che bello. Abbiamo Cipro, Daphne da Cipro. Hello? Io mi lancio. Hello? Almeno le poche cose che so dire, fammele dire. Crystal dice, algo intendo in italiano, piccolo piccolo. Ah, sì, è un modo di praticare, no? Otro idioma e apprendere alguna spalla. Letizia, ciao! Ciao Monica, che Ah, ciao piacere. tesoro. Ok, so, we Ok, start gesso. As first lay. adesso asciughiamo. Let's dry. Portugal. Ana, buongiorno. Benvenida. Carmen, il cartoncino. Sì, es un juego que tenemos Ah, cartoncino. porque sí, esto es como cartulina. Esta es una tela, ecco, questo non lo so, lienzo. Credo che in spagnolo sia lienzo, però è come cartolina, però con lienzo. Catrina, chiedono, si può usare sul legno? Si può fare sul legno, Sì, Monica? assolutamente. Io l'ho fatto, come vedete. Questo, l'originale, diciamo, scusate, l'originale l'ho fatto su, un compensato. Yes, you can use wood. Se puoi usare anche madera. Mio piccolo Omar, Cristal, che sta praticando italiano. Bene, bene. Benada, Carmen. Ok, now. Asciughiamo bene il gesso. Allora, adesso andiamo a incollare i nostri fogli, sia di carta di riso che di libro. No, glue in Allora, time. io tolgo i bordi Okay, we took off the edge. These are old pages of an old book. De un libro viejo. Hola from Holland. Lady, benvenuta. Remember to share the video. You can win a pizza box. Share and like the video also. Bene, carta di riso, rice paper. rice paper, magari metto queste forme un po' così, no? Dove si vedono un po' i colori, le parti scure sugli angoli che poi rimangono.
Monica is choosing the corner because already the corner has some shadows on it. So she placing the corner on the corner. Okay. Abbiamo un Ida del Perù. Bienvenidos a Amigos del Perù. The base, Azel, is you can make on canvas, you can make on wood. Yes, this is a cardboard lining. What? Yes, don't forget to share this video. You can win a pizza box. Okay. Vado quasi a riempire tutta quanta la tela. Almost full. So, andiamo quasi, abbiamo preso. Che libro è, Monica? Sono curioso. Ve lo faccio vedere. Ok. I asking to show the book. Daniel Steele. Daniel Steele, if you are watching now this live, you have to know that Monica likes so much your book that decide to destroy it. Think next time you will write a novel. Non che non mi piaccia, però l'ho letto, è un romanzo, si può, chiaro che certi libri sono intoccabili, ovviamente. Maria Rosa, ciao a tutti e due, ciao. Allora, Mix Media Glue. Mi sono inimicate, non so neanche di che nazionalità è la Danielle Steele. Danielle Steele, adesso ci starà guardando, Monica. Aiuto! Spero di no. Allora, un pochino di colla Mix Media Glue. Ok, un po' di colla Iglesias sul fondo. La tua Monica, omonima, Monica sta ridendo, tanto Monica Iglesias se la ride. Ah. Mix media glue, para bajo, para arriba, under and over. Allora, io dico sempre, bisogna mettere colla sopra alla carta, perché oltre a incollare, impermeabilizza anche la carta, quindi quando io andrò a lavorare sopra la carta, questa non sarà porosa, quindi non assorbirà il colore e potrò lavorare bene senza creare delle macchie. You always say that we are using mixed media glue under to glue, of course, and over to seal the paper, so then we can work on it. Il pegamento se usa por pegar y por crear una protección romántica, Mónica. Carmen, por supuesto, Mónica tiene un alma romanticísima, pero una otra que es muy rara, muy rara, muy rara, muy rara, de muy negro, oscura. De... ¿Vero, vero, verdad, Mónica? Vabbè, ognuno ha i segreti, no? Ognuno nasconde due facce. Esatto. Ognuno di noi ha due. Sì, sì. Che segno sei, Mónica? Acquario. Mira, Mónica è su Aquarius. Un segno doppio. E il mio ascendente sai qual è, Omar? No. Te lo devo proprio dire? Scorpione. Quindi pericolosa. Dangerous. Scorpio. Abbastanza. Hello Cindy, welcome. Good morning. Oh, Cindy, welcome. Monica tiene uno trabajo increíble. Sì, sì, dice l'altra Monica. L'altra Monica dice Monica. Sì, assolutamente. Una serie di lavori che vanno dal mix me, dal grunge, al romantico. Can you... Wait, allora. Can you do on the nut gesso without... Ah, Monica, ecco, domanda. Si può... collare questo giornale, fogli di libro, la rice paper, direttamente sul fondo gesso? Sì, lo sto facendo. No, quando era asciutto, quando prima di asciugarlo. Allora,
Vedo che molti lo fanno, perché comunque adesso andremo comunque a sbiancare, quindi facendolo con il gesso ancora umido e passando così si sbianca già. Non sono abituata a questo genere di cose, io tendo sempre ad asciugare tra una passata e l'altra, ma è possibile, sì, è possibile, Okay, si so può fare you can in do questo caso, eh. directly for this project you can do because later we will use some white over. So you can use, but Monica prefer this process. Tanto abbiamo Maria Rosa giunta che dice anch'io sono dell'acquario, siamo donne creative per eccellenza. Ah, questa è da vedere, Maria, perché potremmo aprire una questione infinita. Quindi. Di solito l'acquario è conosciuto per la sua creatività, per il suo viaggiare tra le nuvole, più che Inizio a altro. viaggiare tra le nuvole. È un Oh, segno d'aria, quindi. Allora, finito, ok. asciughiamo. In questo caso asciugo. We dry a little bit. Hola, Mar Martinez, de dónde eres? Tu última pregunta y segunda. ¿Has compartido el vídeo? Es muy importante compartir y poner un like también. Mira, te lo enseño aquí, cómo se hace. Ups. Aquí, compartir el vídeo y poner un like. Es muy importante. And also, you can go online and search for Monica Marianini. She has an Instagram profile, Facebook one. Importante. Andare a cercare Monica Marianini sui social e seguire. YouTube. YouTube. Ah, también tiene un canal YouTube, Monica, por supuesto, of course. Craftium, rice paper, yes, now I will search the code, but you can find on YouTube, on the community tab, and Facebook, and also Stampers Mobile, all the products for this project. Ho dimenticato un pezzo, scusate. Ok. Questo non l'avevo proprio incollato. Ok. Adesso, the base is done, la base la teniamo. La base la teniamo. Ora, bong, butto giù tutto il mio qua. Prendiamo di nuovo il gesso. Ok, Di nuovo gesso il nostro again. pennello, per questo che dico che in questo caso si può fare dando di nuovo, perché andiamo a sbiancare un po', quindi lo facciamo, potremmo farlo direttamente. Però, come dicevo, io sono talmente abituata a fare questi passaggi asciugando tra una mano e l'altra, che ormai lo faccio automaticamente, non ho mai sperimentato come viene facendolo, cioè praticamente incollando con il gesso. Sì, esatto, la nostra amica ha detto di provare così. Provate, potrebbe essere un'idea. Teresa dice, so the horoscope for 2021 is a year full of novelties for Aquarius. Quindi un anno pieno di novità per l'acquario. Monica, preparati, eh. Sì, bene. Io Qua ti auguro, guarda, lo sai cosa ti auguro io? Un sì. anno di viaggi. Un anno Guarda, non vedo l'ora. Con questo che sono bloccata, noi siamo di nuovo in zona arancione scuro, scuro, sta diventando scuro, quindi tendente al rosso, quindi bloccano di nuovo tutto. Non si può uscire dal comune. Guarda, sto impazzendo. Sai cosa vuol dire? Impazzendo. Lo so, Monica, lo so, e per tutte le telefonate che mi arrivano di amici, siamo tutti così, quindi In Italia? Qua in Italia. auguro un Vivo anno. lì com'è, Omar? E qua stiamo migliorando, però sai com'è, si va, si scende, per cui ancora c'è da resistere. Ti auguro un anno pieno di viaggi. Anche io, grazie Omar. Un Grazie saluto. mille, guarda, è la cosa più bella che potrei ricevere, poter Anche viaggiare. perché vuol dire che tutti lo possiamo fare. Quindi, Patrizia, un saluto dalla Sicilia, mi segue sempre. Dove, Patrizia? Dove dalla Sicilia? Io ho un amore per la tua terra incredibile. Bellissima. È una delle altre grafiche di stamperia siciliana, Eleonora, che non si fa mai vedere, Eleonora.
Hola, buona tarde, Filomena. Hola. Intanto vedo, ecco, I see now the background is coming out. Giusto, stiamo tutti impazzendo, meno male che ci stiamo creando. Infatti, sì. Assolutamente. Art is therapy. This is something that we always experiment in our life as a creative. Letizia, noi siamo rossi. Letizia, resistete. Australia! Hello, Australia! Australia, Good mamma mia. night! What time is it? It's very late, I guess. Brasile, Brazil. Hello, welcome. Australia. Per tutti gli amici che si sono connettati, ho perso l'italiano, che si sono connessi, Connettati. sì, una parola entra, una se ne va. Per tutti gli amici che si sono connessi adesso, siamo live Stamperia Babel con Monica Marianini. Adesso, appena le mani libere, vi faccio vedere il bellissimo quadro che andremo a realizzare oggi. Welcome to the new friends. Now we are live with Stamperia Babel with Monica Marianini, and today we are going to make this beautiful canvas. Monica, fammelo vedere oggi cosa Sì, andremo arrivo. a fare. Chi si è connesso adesso? Da. We are going to make this beautiful canvas painted with Allegro acrylic color. Now the base is done. La base ce l'abbiamo. La base ce l'abbiamo. Adesso cominciamo a fare l'abbozzo del disegno per sapere dove poi colorare le varie parti. Allora, cominciamo col tirare una riga, diciamo a diviso 3, ok, più o meno, un po' di più. Così. Quindi lasciate più alto la parte in alto e un po' più, ok? Un po' di più Okay. della, un po' meno, scusate, della metà, ok? Okay, less than the half. You see, it's not perfectly in the half, it's a little bit more. E qui è questo è il nostro pavimento, ok? Adesso disegniamo un vaso. Allora, può essere un vaso classico, un vaso rotondo. Allora, lì l'ho fatto rotondo, qui lo facciamo così, un po' diverso. Quindi. Now we're drawing the base. Now we give a different Ma è shape. proprio semplice, eh? Vedete? Così. E poi qua c'è il suo. Intanto abbiamo una Anna che dice: mi sono appena iscritta al canale di Monica Melanini. I just subscribed Ah, to Monica Melanini bene. channel. Thank you very much. Thank you. Anche Maria, un'altra che si è iscritta. Importante, it's very important for us. Poi cominciamo, ma proprio leggermente, a delineare quelle che possono essere, per esempio, le foglie, qualche foglia. Ok? Allora, come vedete, sono proprio semplicissime, eh? Cioè, proprio è un disegnino, proprio, adesso non so se si vede bene qua, ve lo faccio magari qua, è proprio una cosa così. La classica fogliolina, quindi niente di particolare. Ok? Bene, un saluto dalla Sardegna intanto, ti mandi a Laura. Bella la Sardegna, lì si può andare, venire, fare quello che si vuole. Ok, poi cominciamo a disegnare qualche fiorellino, quindi, lo disegniamo proprio, per esempio, la margheritina, vi ricordate come facevamo quando eravamo bambini, no? Proprio così, senza nessun problema, giusto da cominciare a riempire qualche spazio. Poi facciamo un altro tipo di fiore che somiglia, mettete tante foglioline più piccole insieme. So we are creating E the lo flower. Very, Monica say like when we are child, very easy drawing. Disegno molto semplice. linee semplicissime. Poi andiamo poi col colore. Poi faremo un qualcosa tipo come il papavero che abbiamo fatto, vi ricordate, nell'altra trasmissione? Così, quindi la parte davanti è molto semplice, non so se la vedete, no? Quindi così, questa specie di mezzaluna e poi
tre petalini dietro, va bene? Ok, poi qua possiamo, magari qua cancello questa, scusate, questa foglia che If you tanto make poi. some mistakes and at these steps you can go back erasing what you don't Facciamo like. le rose. Le rose sono soltanto, cominciamo a segnare solo delle macchie, così. These are the roses, only the shapes. Un'altra foglia. Qua può essere pieno di foglie e qua può scendere ancora magari un altro papavero. Così. Tre petali dietro e la parte davanti. Ok? Diciamo che più o meno è impostato. Forse anche questa linea un pelino più bassa. Scusate, ma io improvviso, cioè non è che. Cioè, potete sempre ritornare, non è che siamo tutti perfetti, no? No, assolutamente. Anche noi sbagliamo, giusto? You'll see if you have some, Un if po' you più think basso, in modo da avere più more background. dietro. Ok, più background. Ok. Background. Che bien explica, Monica. Carmen, muchas gracias. Ora, color biscotto. Ok. Non è che per caso ti entra anche in scena il quadro finito, perché sarebbe molto bello vederli tutti e due che si. Certo che mi entra, guarda. Ok. Oh, grazie. Lo sai, Monica, io sono un. Si può dire rompi bip? No, non si può Ma dire. rompiscatole? Il Lo riscatto. diciamo, diciamolo. Allora, in questo caso userò il colore abbastanza diluito, ok? Quindi aggiungo un po' di acqua. Andiamo anche sopra al disegno, eh. Diciamo che il disegno ci serve giusto ad avere un'idea di quello che può venire. Ok, chiarimi anche il colore, così iniziamo. Il primo colore che stiamo usando è Color questo. biscotto. Biscuit, ok. Cal 40, Cookie. ok, ce l'abbiamo. Che lingua? Lo metto, vedete anche sopra al disegno, tanto si vede sempre. Se voi notate, sotto si vede. Poi mi prendo una salviettina umidificata. Baby wipes, sorry. We are creating Baby the bag. wipe. Ok. E vado a togliere. Quindi per un po' sarà, il nostro fondo sarà fatto da metti e togli. Ok. E il disegno sotto si continua a vedere del. Assolutamente. The Perché glow. praticamente mettendo il colore la matita rimane bloccata, vedete? Vedete che c'è? Debbie, yes, good night. È la nostra amica che ci guarda da Sydney, sono l'una e mezzo della mattina, quindi ci guarderà domani. Povera! Tomorrow. See you tomorrow. Ho aggiunto un pochino di bianco Ok, white e color un now. pochino di mogano. Mohani. You have all the code on Stampers Worldwide, on Facebook and YouTube. Sempre diluito il colore. Always use water to make the color fluid. E poi vado To remove it with a baby wipes. Mamma Monica, che bella tecnica, che interessante, bella, mi piace. È proprio una tecnica, metti, togli. Togli Metti la cera, togli la cera, un po' la come. cera, bravo. Mi ha ispirato Karate Kid. Interessante. Però è bello perché viene questo effetto, no? E poi credo che tu possa andare tipo in velatura, piano piano, aggiungere dei. Assolutamente, aggiungere colori che più piacciono, cioè proprio. Nice technique. So, layer by layer. Diciamo che nelle composizioni cerchiamo sempre di tenere una parte più chiara e una parte più scura, cioè la parte dove viene la luce e la parte dove invece c'è l'ombra. Ah, questo è importante, aspetta che lo dico. This is Ok. very important. So, always you have to remember in a composition you have to create shadows and light. So, you have to imagine where the light is coming from
because it will generate lights and shadows, as you can see on the vases, on also on the background. So make it constant with the subject, with the background. You make it look it easy. Sì, Karin, todo lo que hace Monica parece semplice. All, everything what Monica do looks easy, but if you practice, I'm sure you can do it. Hola Patricia, buenas tardes. Ciao Cristina. Tutte, ci sono tutte ora Monica, eh? Sì. Ci sono tutte. Manca mia madre, non la vedo. Ah, è vero. Se ne è dimenticata. E va bene. La lascio riposare. La perdoniamo per stavolta. La commentatrice seriale. Allora, prendo un'altra salviettina perché quella ormai è sporca. We change baby wipes. E poi qua, appunto, la parte più chiara. La luce, come vedete, anche nel disegno qua, arriva da destra, arriva da questa parte. Quindi, light coming from right, so we are creating the light on the background. Kim dice, posso usare questo tutorial anche con i miei colori a olio? Sì, penso che sia anche una tecnica che va bene per l'olio. Diciamo che l'olio non ha bisogno di essere messo e tolto, in quanto le sfumature vengono molto bene senza mettere e togliere, cioè sfumando, andando dentro il colore uno l'altro. Perché le velature nell'olio si fanno sovrapponendo, cioè lasciando asciugare il colore da una mano all'altra. Non so se mi sono spiegata. Sì. Craftium, yes. Monica first designed, you know, gave a base of the vases and the flower. Dopo, Monica, fammi vedere che ancora si vede sotto il disegno. But as you can see, the draw is still visible. So you will see anyway. È sempre visibile. La traccia è chiaro che non si vede proprio, ma non serve, perché una volta che noi l'abbiamo disegnato, diciamo che si è proprio memorizzato. Guardate che bello qui che si è aperto e si vede. Vedete? Ah, vedi come la carta ha preso. Eh sì, perché prende. Poi dipende dalla pressione che noi facciamo, no? Cioè io posso stare leggerissima con la mano, quindi toglie solo la parte superficiale, oppure posso andare, se voglio ancora di più, sbiancare, ripassare e fare, essere più decisa. Cioè se io faccio così, vedete che viene via tutto. Invece sto più leggera col baby wipe, però in certi punti vedete che bello. Cioè il colore ancora umido è venuto via e ha lasciato intravedere di più il fondo. Non so se riesci a. Sì. So you tradurre. Can you have to be very gentle when you remove, because as you can see Monica show us, if you press the color wipes out, so you remove all the color. So you have to be gentle, and it's like painting, but on the opposite side, so you put and you remove. Allora, io direi che così mi piace. Poi a un certo punto ci si ferma, no? Nel senso che una volta che più o meno piace com'è la composizione, la luce c'è, vedete la differenza da questa parte a questa parte, anche se qua in realtà c'è ancora un po' di scuro, ma ci sta. Cioè è come se la luce venisse non proprio di qua, ma da questa parte, no? In questo modo. Quindi secondo me va bene, ok? The background. Ora, sì, Teresa, sono baby wipes, le salviettine per i bambini. Allora, adesso usiamo il turchese per fare il fondo. Turquoise. For the background. Tanto vedo che già piace lo sfondo. Joy, welcome. Especially to Omar and Mark. La tecnica è diventata la tecnica del metti e togli, eh? Bellissimo. Put and remove. Allora, quindi faccio lo stesso. Now we are per il fondo. Guardate che belli questi due colori, comunque sono molto belli. Absolutely. E beh, il turchese ha una
serie infinita di abbinamenti, eh? Certo, È un poi colore con il... fortunato. Penso che sia, non so, no, il mio colore preferito, non so, però. One of my favorite color, turquoise. Allora, facciamo lo stesso che abbiamo fatto per... Andiamo Quasi. anche sopra qua perché tanto verrà colorato di turchese col bianco, quindi andiamo pure a passare anche sopra al vaso. Ho messo una punta appena appena di mogano Little che bit. ingrigisce leggermente il turchese. Allora, qui lo sto togliendo proprio poco poco. Qui lo toglierò magari un po' di più perché appunto da questa parte c'è la luce. Poi anche dove, per esempio, in questo punto non c'è la carta, vedete qua, quindi prenderà un altro colore. Here we will remove a little bit more because it's the light side of our scene. The More moon. white to give more light. Muy bien. Molto bella questa tecnica, anche proprio per creare fondi. Sì, è fatta apposta per i fondi, eh? Queste sono le mie rimembranze accademiche. Buen día, saludos de México. Buen día a los mexicanos. Aquí, los amigos de México. Ups, scusate. Metti e togli. Ok. Vedete com'è bella anche tutto il disegno che c'è della carta sotto, della carta di riso. Vedete la parte scura della carta di riso come viene fuori? Cioè, è tutto un bel gioco. È tutto da sperimentare e da giocare, eh? So the rice paper on the background is still visible, and also especially on the border, it's darker. And of course, with the camera on the live, it's not visible. Sto dicendo che Ok. sempre dalla telecamera si vede, non si apprezza l'effetto poi finale di tutti i dettagli della carta di riso Sì, che non si si vede bene. sai da lontano, no? Sono cose che, specie Ah, in poi nelle diretta. fotografie verranno fuori bene. Vedi, adesso che la avvicini si vedono tutte le scritte, si vede la carta di riso. Ma ci, si deve, continuare a vedere perché Sì. anche qua, vedete, Però i che dettagli si poi... apprezzano Alla dal fine, vivo. beh, No, dal vivo certo. proprio, Monica, sai, sono cose che se le vedi dal vivo ti fanno tutto un altro effetto. Ah, dal vivo, beh, i corsi dal vivo non sono impagabili, purtroppo. Ok, scurisco leggermente qua e anche qua. More shadows on the corner. Bellissimo, Nieves. Dice. Ok, mi piace, ok? Come è impostato. Adesso vado a colorare il vaso, ok? E farò una mischietta con bianco e turchese. Per farlo diventare azzurrino, ecco, non più proprio turchese. Giuseppina dice: sentiamo la tua mancanza. Davvero, anche io tanto. Il contatto era molto, cioè, è una cosa molto. Quindi andiamo a. Importante, sì. Qualcosa che abbiamo capito l'importanza, come sempre, quando ci mancano le cose, poi capiamo Capiamo, eh? Quello è l'importanza. vero. Niente, non c'è. Siamo fatti per dimenticare le cose che impariamo. E sta creando. Purtroppo sì, penso che sia. Ok, quindi in questo caso vedete, sto seguendo solo proprio i contorni del vaso, niente di più. Proprio come quando da bambini riempivamo tutti, anche adesso si usa di nuovo, no? Con.
Ci sono addirittura dei libri apposta dove si riempie solo di Quindi colore, still dove si colora. with the color on the basis. Patrizia dice: sopra i pezzi di carta, non ho capito cosa avete passato oltre la colla. Niente, perché il fondo è fatto solo di carta di riso, fogli di libro e mix media glue. E poi gli abbiamo passato il gesso sopra per sbiancare. Certo, e il gesso sopra. Quindi abbiamo sbiancato il tutto con del gesso. E dopo la colorazione. Però, se ti sei perso all'inizio, non preoccuparti. Sempre lo puoi vedere guardando cercandolo in Facebook o YouTube. Ok. Adesso, più o meno la tecnica dell'olio, cerchiamo di essere abbastanza veloci, se no possiamo mettere un ritardante per il colore acrilico. Andiamo a sfumare, però in questo caso si fa abbastanza veloce. Andiamo a mettere un po' di colore turchese puro. Vedete il colore ancora bagnato? The color is still wet, so we are using the color turquoise. Vedete? Comincia a formarsi l'ombra. Quindi da questa parte è più scuro. Andiamo a sfumare il colore. Ok. Ok. E qua sciacquiamo un attimo il pennello, andiamo, poi le altre ombre le creeremo dopo, Sai quando cosa? abbiamo No, ad poi esempio, finito la composizione. Hello from Netherlands. Ciao Anita. Ad esempio, io da profano ti dico che ad esempio avrei continuato forse a farlo ancora più marcata. Invece no, è importante sapere dove fermarsi perché poi piano piano ci Sì, saranno perché altri elementi. andiamo poi con il colore nero, poi a riprendere un po', a ingrigire questa cosa, ma anche dopo, cioè nel senso, così sappiamo poi dove, per esempio, le foglie, se poi qua vogliamo fare una foglia che cade sopra, facciamo le ombre e andiamo avanti. Grazie Anita, share and like. Thank you so much. Shadows, now lights on the opposite side. And you have to follow the vases, how the shape is. So if you have a belly, you have to highlight. Ok. Seguendo la forma del vaso, no? Immaginando. Sempre cercando di arrotondare, eh? Exactly. Cercate sempre di seguire, bravo Omar, la forma del vaso, quindi non delle linee dritte o per così, sempre seguite la forma del vaso. Ok. Direi che per il momento va bene così. Ok? Adesso prendiamo un pennello tondo e cominciamo a fare i nostri fiori. Aspetta, round brush. Round brush. E we start with the flower e empezamos con las flores. E andiamo a cominciare a fare la margherita. Uno, Questo è il momento importante, eh? Tutte concentrate. This is the most important. allora la punta, schiaccio. Okay, so Ok. point to the end of the petal and go to the center. Il pennello è molto carico. A lot of colors, mucho color. Se empieza por el final del petalo y se va hasta el centro. Allora, nessuno mi vieta di girare. Non sono così rigida da proibire di girare.
fare un lavoro migliore. Okay. You can turn your... E questa è una nostra margheritona, questo è venuto un po' più grande questo, ma forse è meglio così, vedete meglio i fiori. Ok, okay. Nice. Adesso aggiungo il rosso corallo. Coral red. Anna say, look, già looks already lovely. Anna say, già è bello. Poi prendo un pochino di mogano e vado a scurire leggermente questo colore, il rosso corallo. Faccio la stessa cosa, ma i petali li faccio leggermente più larghi, vedete? No, the same technique, but the petals are a little bit more bigger. Los petalos más grandes. Però la tecnica è la misma. Ah, dice, love the sound of the Italian. Mi piace sentire l'italiano, Monica. Sì. Adesso, sempre schiarendo un pochino il colore, dove si incrociano i petali, vado a segnarne degli altri. So, we add some white to the red, and in the middle, crossing the two petals, we put another petal with the same technique, from the edge to the center. Il pennello a lingua di gatto, dice Bruna. Va anche bene. Va bene anche la lingua di gatto. Se non avete il tondo, va bene anche la lingua di gatto. Io preferisco per fare questo, poi per altri, per esempio, la lingua di gatto va molto bene per il papavero. Per fare questi, preferisco questi perché mi viene più fine al centro. La lingua di gatto devo girarlo, devo fare una torsione. E quindi magari per chi non è abituato a usare la lingua di gatto diventa un pochino più difficile, mentre questo qua, stavo guardando se riesco a trovare un pennello a lingua di gatto da farvi vedere. No Natalia, i petali non hai usato acqua per fare i petali, vero? Colore puro, vabbè. Molto puro. Per i petali colore puro, non diluito perché sennò si... So, Natalia, no. For the petals, the color is pure, not water. Ok, adesso per fare invece, diciamo, i papaveri, io uso un pennello piatto, però, come dicevo, non riesco a trovare quello a lingua di gatto. Se avete un attimo di pazienza... She's searching for some brushes to show the differences between one okay. and the other one. She's lovely, lovely, yes. Allora, il pennello lingua di gatto, per chi non lo sa, è questo, ok? Vedete? È come quello piatto, è piatto, però ha le punte tagliate, quindi è arrotondato, come la linguetta del gatto, appunto. Questo va bene per fare... Per esempio, appunto, vi ricordate il papavero, no? Ok, e poi facciamo la parte sotto. Molto Forza. Semplice, eh? Visto? Yes, quite simple. Benissimo. Si può usare anche questo, vi faccio vedere per esempio con il papavero bianco che va bene anche il piatto, il pennello piatto quindi.
Ovviamente il pennello a lingua di gatto, essendo che è arrotondato, il petalo viene più rotondo, mentre quello piatto rimane più. So every brush will give you a different shape of the petal. Ciao. Vedete anche la parte sotto, vedete la differenza tra il pennello, ops, piatto, perché io se lo metto di taglio così e poi lo allargo. Ok. Invece rimane più rotondo quello fatto con il pennello a lingua di gatto. So the difference between the round brush is the red one. With a flat brush, you have more aged flower. Jean, Allora. ciao Monica and ciao Omar from Scotland. Ciao Jean. Allora, adesso metto un pochino di giallo. Per il papavero, per dare un po' di luce. Al papavero rosso. Yellow to create lights. Ok. Poi il nero, sì. Ah no, facciamo le rose intanto. Allora, la rosa bisogna dare una base prima, quindi io faccio così. Metto un po' di color mogano e un po' di rosso. Diciamo che faccio la base scura sulla quale poi andrò a lavorare. We are now making the roses. Basis for the roses, red and Mohani. So a dark basis. We remember, we make the roses just, we give the shape of the roses. Solamente abbiamo fatto la forma per adesso della rosa, Solo la perché forma, i petali la andiamo a costruire poi. non regolare, ok? Poi, solo con il mogano, mettendo, vedete come ho messo? Soltanto su metà della punta, decido da che parte gireranno le mie rose, quindi questa guarderà in alto. Allora, la punta in basso. Metto anche un goccino di nero che gli dà un po' più di scuro. Quindi il colore solo sull'angolo del pennello. Un goccino di nero. Jean, can I ask if the paint is watercolor? Is acrylic color? Stiamo usando di Allegro, tutto Allegro. And for the bases, yes, we use also water, not for the flower. Flower are pure Allegro acrylic. Allora, questo quindi, questa rosa guarda in alto, vedete? Perché questo è il centro più scuro della rosa. Ok, questa rosa invece la farò guardare da questa parte come questo papavero qua, perché vedete che già è nata già così, è lei che lo vuole, vedete che c'è questa parte chiara, quindi questa rosa sarà così. Vedete che già ha già preso quasi la sua forma, eh? We are creating the direction of the roses. Adesso uso il bianco, il colore acrilico bianco. Scusate che asciugo un po' meglio il pennello, l'ho sciacquato, ma va asciugato bene perché il colore deve essere bello corposo. No Ok? Poi lo water on the brush. tengo di taglio, pennello piatto bianco di taglio, vado a fare questo lavoro qua. Riprendo un po' di bianco. Ok. Certo, c'è bisogno di provarla, questa Ma tecnica. guarda che sembra più difficile di quello che in realtà è, veramente. Faccelo vedere dopo, ecco, il fiore
vicino così capiamo proprio. Ok, so this is how you create the petal of the roses. So they are horizontal stripe using the white. Praticamente con due colori si creano diverse tonalità. Oh, che bello, Monica. Vedete? Ora con il bianco proprio puro cerchiamo di andare a dare ancora delle luci. È importante che il colore sotto sia ancora bagnato, così vedete che si porta via il colore, cioè prende il colore. You don't have to wait, the color need to be. Andiamo a intensificare leggermente con il nero la parte scura. Some black. Intanto che abbiamo il nero, facciamo anche questa parte del papavero e anche questa. Black for all, for the poppy seed also. E abbiamo impostato più o meno, cioè non c'è più molto da fare, comunque, perché poi vedete qui come ho fatto. E poi la matita, come i bambini, quando eravamo piccoli, che facevamo tutti i contorni, vi ricordate, con la matita? Ah, quindi il contorno, the edges are made with a pencil, con la matita. Ed è quello il segreto di questo quadro, praticamente. Adesso con il bianco puro vado un po' a riprendere quella che è la margherita. Ah no, scusate, prendo il pennello a goccia. E vado a, anche qua, come ho fatto lì, a fare i petali, qualche petalo centrale, ma bianco invece che chiaro. E avevo bisogno che sotto fosse asciutto. Mentre qua l'ho fatto così perché così si trascinava dietro un po' del suo colore. Invece qui deve essere asciutto perché io voglio che si sovrappongano, ok? Bene, quindi now we are doing the second layer of this flower, but for this one she Monica wait until the first layer was dry. Beh, anche se ho trascinato un po' anche quella riga. Forse voi non la vedete, ma è venuta carina lo stesso. Un sacco dice sei fantastico. Adesso alzo. Ecco qua. Vedete? Sì. Non so se si nota la sovrapposizione sì. Dei petali. Ok. Adesso andiamo a... Volevo ricaricare un attimo il bianco. Questo è veramente per beginner, come si dice. Alla portata veramente di tutti. Sono andata a caricare un pochino di più con il bianco. Vado a dare anche una punta di bianco, ma proprio con quello a goccia, dove è finito qua. Anche qua. Il tuo microfono, il tuo colore non è asciutto sotto. Questo. Non è completamente asciutto, ma è meglio. Ok, so the color is not dry, so we are creating some highlights with the white. Ok. Facciamo il centro della margherita con il bianco e un pochino di rosso. Scusate, con il giallo e un pochino di rosso. Quindi puntiniamo così. Dabbing some dots of yellow and red. Prendiamo una punta sul di mogano e la luce arriva di qua, quindi. Andiamo a scurire leggermente
the shadow of the flower following the lights of the painting. Che bello, da vicino Monica è tutta un'altra cosa, te lo dico. when you come close to the camera, we can really appreciate all the details that are lost in. It's very beautiful. Ok, facciamolo con una punta di nero anche qua, sempre puntinato. Ok, e poi adesso lasciamo che asciughi, che poi andiamo a fare i dettagli. Ora prendiamo un pennellino liner, quindi un pennello sottile. Eccomi, Roberto dice, vederlo da vicino è un'altra cosa, sì, è meraviglioso. Ecco. Ecco, guardiamo, aspetta, fammi vedere il centro della margherita. Ecco. Now you see how dabbing a little bit we create the inner part like that. Sì, guarda, si vedono anche tutte le sovrapposizioni bene adesso delle pennellate, vedi? Sì, adesso si vede the first layer, the second layer. Anche qua. E qua, qui si vedono le luci. Here we can see how do. Ok. Bello, bello, bello. Allora, perde foglia. Mia madre mi sta chiamando adesso, quindi la grido. Sei proprio dimenticata che sei impegnato oggi. Allora, mettiamo un po' di colore qua. Ho la tavolozza piena. Ok, leaf now. Le foglie. Che queste sembrano facili, ma ti possono far rovinare un quadro se le fai brutte, vero Moni? Le foglie? Vero? No. Se le fai brutte. Non puoi farle brutte. No. Cioè, sono talmente semplici che non si può farle brutte. Ok. Allora. Annacquiamo un po' il colore perché con il liner dobbiamo fare delle righe abbastanza sottili, quindi deve essere leggermente umido il colore, non proprio puro, in modo che possiamo tirare una linea più lunga con il colore e anche più sottile. Allora, quindi, mettiamoci nella posizione più comoda per farlo. Cominciamo a creare dei gambi. So, stiamo usando acqua nel colore, quindi water and green color. È importante, ok, avere un po' una mano ferma, chiaramente. Beh, sì, io non ce l'ho tanto ferma, ormai l'età è quella che è. Anna dice, Monica, ho visto tutti i tuoi quadri e non c'è niente che non ti piaccia dipingere. No, io a me tra le altre cose piace anche sperimentare tanto, conoscere tanto tutte le tecniche, tutte le, insomma, quindi ci provo sempre. poi qua ho fatto anche questo, non ho fatto, scusate, possiamo disegnarlo. Allora, la mia matita è qua. Vedete questo che mi sono dimenticata? Quindi scenderà giù dal vaso. Ha questa forma un po' così. Poi ha dei petali che così. E gli altri dentro. È un po' la margheritina chiusa. E poi qua ci possiamo mettere qualcos'altro. Questa è una specie di campanella. Ok. Non vedete, né? Guardate? Ecco. Eccolo qua. Il disegno è questo. Molto semplice. Lo facciamo con il bianco e il pennello a goccia. E poi vi faccio vedere le foglie che sono veramente comunque facili, davvero. Niente di complicato, niente di pennellate
Allora, quindi così e vado sottile a finire. Prima forse queste. Eh sì, se no poi è un casino. Allora, fate prima quelle dietro. Scusatemi, eh. Un attimo di defiance. Stanno chiedendo se gli puoi dare i disegni dei fiori, Monica. Possiamo te li do, li pubblichi poi? Sì, se mi fai Faccio su uno schizzo, ok, lo entro. mettiamo dopo però, sì. Ok. Sì, domani, quando vuoi. So, yes, we will publish the drawing, so you can copy the basis of the drawing to make flowers. Allora, ho mischiato un po' di giallo col bianco per fare i petali davanti. Grazie. De nada. Sì, magari non saranno proprio uguali così, perché poi sono Sì, sempre però. No, tutti. Per ma non avere è una traccia, per capire, ok. però, ho capito come il papavero come Certo. si disegna, quindi the back flower, the front flower, the petal, the Certo, front certo. petal. If you have a trace, it's more, much more. Dopo avvicinacela perché almeno capiamo. Assolutamente. Una volta dobbiamo lavorare, ecco, così, a questa distanza, così anche troppo. Ok. So the yellow make the front flower. Non so se posso io aumentare la telecamera adesso che è già impostata, non credo, né? La prossima volta facciamo degli esperimenti, noi siamo Ok, sempre pronti a migliorarci. anche qua lo facciamo rosso, quindi carichiamo i petalini dietro e quelli davanti magari li facciamo più rosati. Ok. Sempre con il pennellino liner andiamo a segnare i gambi dei fiori. E siamo giunti quindi alle foglie. No. Allora, le foglie, pennello piatto. Verde foglia. Mettiamoli tutti e due, verde chiaro e verde foglia. Ve li preparate già, perché ne faremo qualcuno chiaro e qualcuno scuro. Le foglie non sono tutte colorate uguali. So we Quindi, use two green, two, one light and one dark. come avete fatto il disegno? Ah, c'è troppo. Ok. Così. Andate a riempire, né più né meno. Ok? All'inizio è tutto così. Riempite il disegno delle foglie che avete fatto. In due mosse, two steps. Sì, più o meno sì, perché il pennello vi dà già la base, no? Cioè, così e così. Poi ne facciamo qualcuno più chiaro. Qualcuno anche sopra ai fiori, no? Some leaf to cover also the flower to make it more realistic. Letizia dice bellissimo, Monica.
Devi un po' sentire la composizione, diciamo, in questo momento, capire. Sì, diciamo, le foglie di solito riempiono molto un vaso, ok? Quindi cercate di riempire con le foglie. Non è importante, molti hanno paura, per esempio, appunto, a coprire il fiore con una foglia. Perché? Perché i fiori sono coperti. È vero che abbiamo faticato tanto a farli, no? Però i fiori sono belli e quando li mettiamo in un vaso li copriamo con le foglie, quindi è giusto così, no? You also have to cover the flower with some leaf. Possiamo scurire leggermente il verde. In realtà, per scurire il verde usiamo il rosso. To make it to have a darker green, use the red. Quindi mettiamo ancora magari qualcosa qua. Vedete che bella foglia color muschio che è venuta col rosso. The red give a nice color, come petrolio. Qualcuna un po' più piccolina che scende, poi le andiamo a unire. Ok, sì, questa è un po' più rigida, questa è un po' più. Ma qui avevo magari più tempo per Ma farla, poi quindi. ogni composizione, no, è frutto del momento, di quello. Certo. Quindi, perché non è che sì, c'è una tecnica di base, ma poi è uno. È quella, esatto. Poi con calma uno fa quello che deve fare, no? Però. Adesso andiamo a scurire un pochino queste foglie, quindi appunto un pochino di nero mischiato al verde. E andiamo a praticamente a scurire alcune parti. E ancora, scusate, prendiamo un pennello un po' più piccolo, un angolare per esempio va molto bene per fare questo lavoro. So smaller brush, black into the green, so dark green. E andiamo a scurire. E ancora, bisogna lasciarla asciugare però. Perché se no mi porta via. E in alcuni punti, quelle più scure, invece andiamo a dare magari un tocco di luce. Ah, Nieves mi pregunta che fiore è in spagnolo è il papavero. Ah, adesso vamos a preguntarlo. Ah, if you have some, está algún amigo que habla italiano y español, ahora conectado. Pido ayudas. El papavero, the poppy flower. How is in Spanish poppy flower? Che non so come si dice papavero in. Amapola? Non lo so, sai, è una parola che non mi sono. Mi pare che si dica così, non lo so. Può darsi. Allora, adesso. Bene, direi che è tutto imbastito. Metterei ancora il. Amapola. Sì, teniamo da Avevo Carmen. ragione, vero? Amapola. Brava, brava. Amapola. Gabriella, in portoghese? Gabriella non lo sa, non lo importa che Gabriella. Poppy flower, portoghese. Ok. Ci sta pensando. Anyway, shadows also on the leaf. Qualche puntino. Non c'è in Brasile, non Non ce l'ha. esiste il papavero? Mi In sembra Brasile, strano, eh? poppy flower. Cristina dice amapola. So also in Portuguese is the same. Nieves l'ha capito dal disegno, quindi vuol dire che è ben fatto, vedi Monica? Ecco, Mettiamo le macchine a fare appunto. così.
Allora, adesso andiamo a fare qualche puntino giallo. Il centro è asciutto, quindi andiamo a fare qualche puntino giallo nelle rose. Anche questo lo Qualche faccio. puntino verde chiaro nei papaveri. Non ho asciugato bene, scusate. Ok. Anche un papoglia, papoila. E qualche giallo magari qua, di nuovo. Che è più simile a papavero, infatti. Ok. Faccio vedere un giro di telecamera, così vediamo che abbiamo fatto piano piano. Yellow on the rose, some light green on the poppy seed, on the poppy flower. Ah, che bello, Monica, da vicino. Bello. Benissimo. Molto Allora, bello. adesso prendo un po' di nero e un po' di azzurro che c'è ancora e comincio a scurire leggermente questa parte. Ah, scusa. Shadow of the faces. Di acqua. Some water. Bellissimo, sta piacendo. Voilà. E ancora non ho asciugato, dovete aver pazienza, sì. Ok. Un pochino, vedete, sto trascinando sempre lo stesso colore, eh? Sotto ai fiori. She's moving the some shadows also under. Voilà. Anche un pelino qua sotto. Poi il resto lo farà tutto la matita. Allora, tracciamo ancora qualche righe, qualche. Eccolo qua. Qualche rametto. Some little branch. Acqua. Ciao Daniela Lucci, dice, non ha fatto in tempo. Saluto a Monica. Ah, ciao. Appena Ciao Dani. finisce la live la puoi sempre vedere, quindi non preoccuparti. Di nero.
E facciamo un po' di centro alle nostre foglie. Abbiano un po' di più l'aspetto di foglie. Ok. Stai usando sia lo scuro che il chiaro. Sì, praticamente così dà più forza, no? So with the liner we are marking the inner, the central part of the leaf with dark and light color. Tanto abbiamo un sacco di complimenti sulle tue mani che disegnano fiori and lots of compliments coming from Ah, my friends. thank you very much. Bravo. Allora, ancora un tocco a questi fiori qua. Una parte, anche perché ci ho messo sopra le mani che erano ancora bagnati, quindi li andiamo un po' a riprendere. Un po' di luci qua. E un fondo. E ho quasi finito, eh? Così non vi annoio più. No, no, bellissimo. Guarda, mi piace più questo di quello del primo che hai fatto. Sì, Sì. questo è proprio un, là, insomma, questo è proprio un estemporaneo. È vero? Qua non c'è margine d'errore, là potevo rifarlo, potevo. Qua no, No, però purtroppo questo no. vedi, ha occupato più spazio nel Sì, quadro. è più pieno. È più dinamico anche il vaso, the vedo, the shadow, la forma del vaso anche un po' più allungata. Certo. Ok. Adesso devo asciugare tutto bene. No, possiamo fare lo stencil. Ok, facciamo lo stesso. Allora, sul fondo qua, come vedete, ho fatto lo stencil e ho usato questo stencil qua. E anche sulle pareti, sul muro dietro, vedete? Quindi possiamo cominciare a farlo. Qua lo faremo turchese. Cerco un pennellino da stencil, eccolo qua. Scarichiamo bene sempre il colore, mi raccomando, perché Dry. allora si deve vedere e non vedere, è una cosa molto sotto. Anche a Maria Rosa piace più questo nuovo che stai facendo, vedi? Perché lo sta facendo per noi, Maria Rosa, ecco perché ci piace di più. Questo è dedicato a noi. People like more this new one than the old one. Because it's Ok, dedicated. vedete, deve proprio essere una cosa che Stencil brush, leggero. dry one. Guardate che carino, vero? Avvicinalo. Ci sta bene. Qua la zona più chiara, quindi stiamo un po' più delicati. Io non ho, avete visto, non ho più preso colore, eh? È sempre il colore che ho usato prima. Che ho intinto prima. Ok, qua sulla parte un po' più scura possiamo mettere leggermente un pochino di bianco, così rimane più chiaro. Here the E si background vedeva is un darker, pochino di so più. we use a lighter color to pop it up. Ecco qua. Direi che
Che va bene. Voilà. E adesso possiamo farlo qua. Qua l'ho fatto, però qua ci sono ancora i fiori bagnati. Magari aspettiamo un attimo, oppure faccio che asciugare un attimo. Che dici, Omar? Do un colpo di phon. Mi piace veramente, sono una tua ammiratrice, dice Cristina, che prova anche a parlare italiano, che carina, grazie. Obrigada, Che obrigada. carina. Fanno persino le traduzioni. Carmen, un fondo molto sottile, sì. Guarda, ti dico Monica, mi piace, anche senza ora che andremo a fare la linea nera, anche così è molto bello. Però quella linea nera ovviamente gli dà quel, non lo so, quella cosa particolare che Rimane un pochino più art journal facendo. sì. Non so, cioè, questo potrebbe essere un quadretto e va bene. Adesso faremo un po' di ombra in modo che questo vaso sia appoggiato da qualche parte, che così sembra che viaggi da solo nell'universo. E quindi così è più un quadretto. Se noi riprendiamo con le righe come ho fatto qua, questo potrebbe essere anche, per esempio, la copertina bellissima di un Midori. Questo sì che potrebbe essere veramente una cosa carina, perché è o di un libro o Un di album. un'agenda, perché è proprio più art journal questo qua, riprendendo con il nero. Sì, è vero. Poi, se vuoi spiegare a questo punto, uno può scegliere se lasciarlo così, fare ancora qualche ombra o qualcosa, oppure poi riprenderlo come farò poi, con il nero. Stavamo commentando con Monica in inglese. We are talking that we say that now we are going to make the darker trace with the pencil, but also like this is very nice. And with the black line, Monica said that it's perfect for an agenda or some scrap project, cover of an album. Now we are drying and we make this line with the pencil. Che pencil usiamo? Che matita usiamo? Quale si può usare? Una matita, poi usiamo la matita nera acquerellabile, la nostra solita matita acquerellabile. Allora, spero di trovarla, perché, Omar, ti dico la verità, ho fatto pulizia in laboratorio e quando, io non so te, ma io quando faccio pulizia, poi io alla fine non trovo più una mazza. Io sì, perché la faccio con degli oggetti, sono un accumulatore Ah, l'ho seriale. trovata. È qua, trovata. Watercolor pencil. Allora, faccio la punta. Ok. E cominciamo. Allora. Pennello angolare bagnato. Ok, poi dopo ce lo fai rivedere con la telecamera vicina questo progetto. Allora. Ma è Pencil. questo? Io spero che sia questo. Mi sembra tanto. Sì, ma no, solo questo. Una matita per gli Sì. occhi. Vedi com'è intenso? Se io lo tiro, faccio l'ombra. Lo posso anche rafforzare comunque con un po' di colore, perché non mi sembra questa la matita, ma magari mi sono sbagliata. Ok, adesso il nostro, come vedi, il nostro quadro, il nostro vaso
No, ha un pochino più di. Posto dove stare. La luce arriva di qua, quindi ovviamente il vaso, l'ombra è di qua. Allora, quindi adesso andiamo a fare i contorni. E segni tutti i contorni. All Sì. the edges now. Come abbiamo fatto proprio all'inizio. Faso con il fiore e la carta di riso. Se abbiamo usato una carta di riso come sfondo. Cindy anche dice che le piace usare il pencil e la matita per le ombre, che le dà un buon controllo. Sì. Però è una tecnica, è questa? Cioè, voglio dire, si può anche fare altro, non usarla. Questo è un tipo di. Sì, però mi piace perché rende, no, si vedono le pennellate, si vede anche un'altra tecnica. Sì. A me La rende un. piace molto questo. Il fatto di. E poi anche la matita acquerellabile è bella perché poi comunque vedi posso creare dove vado a bagnarla le ombre. Vedi? Esatto, sta creando profondità al debù. Anche qua. Sembra una foto, dice Giuseppina. Questo fiore fammelo vedere perché deve essere meraviglioso. Adesso. Ora finisco. Sì. Che bello, sì, perché è proprio una. Non so, qualcosa di orientale anche. Ma allora, se tu guardi i quadri di Botticelli, per esempio, sono, ma anche Caravaggio usava contornare di scuro le sue opere, adesso vabbè, non che voglio paragonare le mie cose a Botticelli e Caravaggio, però il fatto di utilizzare un contorno scuro, specialmente il Botticelli, andate a vedere per esempio la Primavera, si vede proprio che tutte le figure sono contornate di nero e si vede molto bene. Un'arte molto grafica, Botticelli, È anche. un'arte molto antica, comunque, quella di contornare le figure di nero. Sì, poi Botticelli è. No, ma noi citiamo, noi siamo sempre, no, nani sulle spalle dei giganti, insomma, noi li citiamo perché ci ispiriamo, mica perché siamo qua a No. pensare, però senza di loro noi forse non saremmo qua. Senza di loro, magari, boh, chissà. Cioè, ma poi diciamo che tutto arriva da
da ispirazioni avute dal passato, innovazioni, tutto quanto, ma e poi si continua a sperimentare, a fare, però viene tutto anche da quello che ci hanno insegnato dal passato. Sì, in fondo è la nostra capacità di rielaborare l'arte, Infatti. qualcosa che abbiamo visto o non visto, immaginato. Those flowers come out so nice. Ok. Ah, possiamo fare lo stesso qua, oppure possiamo anche farlo col pennello, se vogliamo. Quindi ci sono le due possibilità, col pennello angolare, se lo ritrovo. Ah, ok. Magari ne prendo uno un po' più grande per fare i bordi. Allora, per fare i bordi possiamo prendere il nero. Solo sulla punta così e poi lo andiamo a passare su tutto. E questo mi piace anche molto, devo dire, questo bordo scuro. Io lo faccio praticamente in tutti i miei quadri. Quando finisco, mi piace delimitare i miei quadri con questo. Beh, anche questo cambia molto la personalità dell'opera alla fine, da un cambio. This is going to change a little bit the effect. Monica said that she loved the end to make the border darker. Ok. Craftium, yes, she stamped it. Il craquelé is a stamp. Il craquelé l'abbiamo fatto con lo stampo. Sì, ora ve lo faccio vedere. Ora lo vediamo. Allora, se volete potete fare anche lo stencil chiaro, vedete come ho fatto qua su questa parte, perché dà un aspetto un pochino più mix media forse con lo stencil, se no potete anche lasciarlo così e fare il timbro o entrambi. Allora, il timbro io ho usato questo, è il craquelé, appunto di timbro craquelé. Possiamo, cioè, vi faccio vedere magari fare qualche chiaro. In questo caso l'ho fatto chiaro. Dry stencil brush, dubbing. Anna say, Monica, your art is beautiful. Anna. Hello, Anna, how are you? On the wall, on the background, using the white, stiamo usando un po' di bianco per il fondo. Stencil. Appena appena senza. Ok, direi che può andare, che dite? Sembra di sì, molto bello. Molto. E anche i colori mi piacciono, sono un po' più accesi del primo. Dell'altro, sì, Sì. li ho fatti un po' più accesi. Ok. Un po' più vibranti. Quindi lo stencil. Lo stencil, allora, io sono un po' così, ho usato il permanent ink, che è questo. Siccome, niente, io sono molto disordinata, lascio sempre le spugnette aperte, quelle da timbrare, e mi si secca tutto quanto, e quindi non ce l'ho mai, ma ho un sacco di inchiostri. E allora mi prendo una tamponcino. This is a trick. If you don't have any proper sponge to use, you can use this small sponge. This is Beh, permanent ink on stamp. un po' di
sul timbro. Lo provo prima che non sia troppo forte. Ok. E poi. So that it's not too strong. Però ha inchiostrato solo una parte. Solo una parte, sì, non è il caso di inchiostrare tutto. Oltretutto, mettendolo così, ce n'è tanta, quindi potete utilizzare più volte. Io l'assorbo sempre un po', perché ho sempre paura che sia troppo... Preferisco che sia meno evidente che invece faccia la macchia. Poi, è bello perché si può girare come si vuole. E viene sempre bene il craquelé. Uno stamp che è sempre bene avere. Ok, un ultimo dettaglio ancora è aggiungo un pezzetto di carta di riso che qua non lo penso. Sono caduta. Qua Roberto sotto. Pensava che fosse pasta craquelé. No, è lo stamp. Allora, metto delle parti con delle rose, quindi con del colore rosa. Ok, cioè, quindi riprendiamo direttamente. Si è avanzata. Che si veda proprio questa macchia. Questa è una cosa voluta. Prendo dove ci sono le roselline e vado a mettere due o tre pezzetti, quello che più mi piace, da qualche parte. Ripienzo. Uno qua. Ok, quindi mix media glue. Un pennello. Carta di riso, mix media glue. Ok. Direi che abbiamo finito. Love your canvas on the left. Very vintage. Sì, you're right, Anna. The one on the left is it looks like more vintage. The palette is a little bit more dark and more shadow. I like more the one. Ah no, dobbiamo fare ancora una cosa. I pallini in giro. I pallini, little dots are very important, we forgot about it. But... Quelli bisogna farli assolutamente. Sì, sono semplici e danno un effetto wow. Vero? Sì. Allora, mettiamo bianco. Il retro di un pennello. E facciamo qualche pallino bianco. Mm-hmm. To create this little dot, we are using the top of the brush. E giallo. Questo è un vecchio trucco, no? Semplice, vecchio trucco per... Sì, ma è effettissimo e piace sempre a tutti. Vecchio, ma sempre funziona, importante. Sì, è sempre... The top of the brush. Mm-hmm. Yellow, white.
Sì, e questo dà molto movimento al È quadro. vero? Sì. Give Ok. movement. Allora, e adesso però l'unica cosa che vi dico è che dovete far asciugare molto bene questi pallini perché se no sono veramente pieni di colore, questi, quindi fateli asciugare bene. So you have to dry it very well because they are very charged Allora, with faccio color. vedere. Aspetta, piano, piano, piano. Iniziamo dal fondo. Here. Così si vede anche la carta di riso. Lo sai che, ecco, così molto più pop l'effetto. Mi piace tantissimo. Molto più pop, meno romantico, bello, così è proprio con questo contorno moderno. Ecco, un po' pop intendo Sì, ha un piede moderno. ma anche perché sono fiori molto semplici, molto stilizzati, cioè non è il fiore che... E questo contorno nero lo sdrammatizza, no? Cioè fa capire che noi non volevamo fare dei fiori perfetti, Però secondo me. gli dà non lo so, gli dà una vita bellissima perché c'è il pennello, poi c'è questa bello, beautiful, muy bello. Enjoy. Ok, spero che Sì, sia piaciuto. beh, credo proprio di sì perché stanno impazzendo qua, stanno arrivando tutti i cuori, guarda. Ah, bene, poi mi leggo tutto, poi io commento tutto, dopo. Tutti i Bene, bene. cuori che stanno arrivando, quindi sì, è piaciuto, bellissimo, veramente sì, devo dire, ecco, aspetta, ti metto, grande, sì, belli, belli, tutti e due, quello di destra sì, Sembrano diversi, però. però mi Però piace sono, dai, venuti bene. molto, 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 mi piace tantissimo, dice Nieves. Beautiful Cindy, sono d'accordo con Monica, Teresa, mi encanta il risultato, molto Gracias. carino, molto, complimenti come Muchas sempre, gracias. muchas gracias a todas y a todos, Grazie, compartire tutto, Giuseppina. molto importante, e andate a cercare Monica Mariannini su Instagram, Facebook, YouTube, ovunque la trovate, ovunque. No, soprattutto perché pubblica veramente molte cose molto molto belle, quindi è un'ispirazione. So go online, on social media, Instagram, Facebook, YouTube, you will search for Monica Marianini. There's a lot of things. She always posts beautiful picture ideas and something more. Bellissimo, Monica. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Un bacione, un Grazie abbraccio, venite a trovarmi. Ciao. Venite, venite tutti da Monica. Se ci cucini qualcosa di buono, noi veniamo, Monica, sappilo. Sì, assolutamente. Io prima. Ok. Thank you so much. Share the Ciao. video, like the video, go on Stampers for Wine and see you on Monday with Giovanni and Luciana Wojnarowski for Pizza Game and Amazonia and everything else. Ciao a tutti. Ciao Gabriella, ciao Monica. Do you know our Facebook group Stampers Worldwide? The place where you can post your creations, ask for advices, and make new friends. And above all, an incredible source of inspiration. Subscribe now and join Stampers Worldwide group. It's for free.